rinascimento di una terra che è stata spesso in mano ai poteri criminali, alla mafia, eccetera. Come avviene questo, che poi si realizza nel maxi processo? Avviene come reazione a una stagione purtroppo un bagno di sangue. Un bagno di sangue che si realizza tra la fine degli anni 70 e i primissimi anni 80 con una sostanziale decapitazione dell'intera parte buona, diciamo così, della classe dirigente siciliana, il quale venne ucciso il procuratore della Repubblica Costa, il capo dirigente della scuola mobile, alcuni ufficiali dei carabinieri, uomini politici come il segretario del partito d'opposizione, allora Partito Comunista, l'onorevole Pio La Torre, l'omicidio del presidente della regione Piersanti Mattarella, che invece era nel partito di maggioranza relativa ma che era la Democrazia Cristiana, ma aveva in corso un complicato processo di rinnovamento all'interno della Democrazia Cristiana, e poi al suo epilogo nel omicidio del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, prefetto di Palermo, mandato a Palermo dopo tutti i grandi successi che nella lotta al terrorismo nel nord Italia, e che invece a Palermo dopo 100 giorni viene ucciso. In particolare quell'omicidio, poi fu anche l'omicidio del consigliere Rocco Chinnici, ma fu soprattutto l'omicidio del generale Dalla Chiesa che diede la svolta. Vi fu una presa di posizione da parte non solo degli uomini delle istituzioni, ma soprattutto della gente comune, un movimento di massa, un movimento del passo, un movimento antimafia che scosse la Sicilia, ma scosse anche l'Italia, scosse il paese e determinò anche finalmente una presa di responsabilità da parte delle istituzioni, anche politiche e parlamentari, che culminarono con l'approvazione della legge La Torre, la legge La Torre che neppure lo stesso Pio La Torre né era riuscito a far approvare in vita, neppure se era riuscito a approvare dopo la morte dello stesso Pio La Torre, ma solo dopo la morte, dopo l'omicidio della Chiesa. Legge La Torre che è cruciale, ancora oggi noi grazie alla legge La Torre facciamo i processi, le indagini di mafia, parliamo dell'82, dopo 20 anni, perché fu introdotto il reato di associazione mafiosa, il famoso 416 bis, e vennero introdotte le misure di prevenzione patrimoniale antimafia, cioè a dire i sequestri, le confische, l'aggressione ai beni dei mafiosi. Questa legge, questa presa di posizione, diciamo, corale, dal basso e dall'alto, del movimento sociale, dal basso del movimento sociale antimafia all'alto, anche di tutte le istituzioni governative e parlamentari, diede i suoi frutti. E in realtà il maxi processo di lì a poco, il maxi processo inizia nell'84-85, quando inizia a collaborare il pentito storico Tommaso Buscetta, nell'84-85 il maxi processo nasce in realtà sull'abbrivio, sulla spinta di questa primavera, che è la primavera del movimento popolare, che poi ha delle ricadute nel circuito istituzionale e poi con l'approvazione legislativa, e questo determina una valanga, diciamo così, che dà quel importante risultato, il maxi processo, circa 400 imputati alla sbarra, di cui più di 300 condannati, molti di quali all'ergastolo, un fatto storico che costituì storicamente un colpo all'impunità della mafia che lasciò il segno poi anche per il futuro. Bene, Falcone e Borsellino operarono, come dicevano, come poi nel tempo loro stessi ricordavano con nostalgia, operarono nel consenso popolare, con la gente che faceva il tifo per loro. Ma durò pochi anni, perché appena 4 anni dopo, dall'84 all'88, siamo già nella stagione nella quale da un lato si scatenò l'infelice polemica sui professionisti dell'antimafia, lanciata da un famoso e infortunio, io così lo considero, articolo giornalistico di un grande scrittore intellettuale come Leonardo Sciascia, con un articolo sul Corriere della Sera
sui professionisti dell'antimafia. Ma al di là di quell'articolo si scatenò tutta una polemica sui giudici sceriffi, forse non si ricorda in Italia, ma oggi si parla dei magistrati giustizialisti. Non tanto tempo fa, nel 1987, parliamo di poco più di 20 anni fa, Falcone e Borsellino erano attaccati perché erano dei giudici sceriffi, si usava questa espressione, la sostanza la stessa del magistrato giustizialista che si dice oggi. E Falcone era accusato di voler fare politica, era accusato di essere rosso, in particolare Falcone, e di voler fare politica con i processi, con le indagini, proprio perché aveva iniziato l'indagine sui cugini Salvo, i potenti imprenditori che erano vicini a Salvolina, quindi erano vicini al senatore Andreotti, un pezzo della Democrazia Cristiana. E cominciò una stagione, una campagna di denigrazione, di legittimazione, che arrivò al punto che nell'89, quando venne messa la bomba dell'attentato della Daura, a cui Falcone scampò, in città si diceva, si mormorava, ma neanche tanto a bassa voce, che fosse stato Falcone a mettersi la bomba. Che si era messo Falcone la bomba perché, primo, perché tanto la mafia non fallisce mai, che se la mafia non era riuscita a ucciderlo vuol dire che non era stata la mafia, doveva essere stato qualcun altro. E poi Falcone, siccome era considerato un carrierista, e siccome in quel periodo era in concorso per diventare il procuratore aggiunto a Palermo, si era messo la bomba per accreditarsi come magistrato antimafia e diventare così il procuratore aggiunto. Questa era a Palermo, ma direi all'Italia di quei tempi, appena 20 anni fa. E quella fu una stagione in cui piano piano si perse terreno. Perché? Perché la mafia, come diceva Falcone, fin tanto che era un problema di ordine pubblico, quando c'erano i morti per strada era un problema, un'emergenza, sentito da tutti. Nel momento in cui la mafia arretrava, cambiava strategia, si allentava e la minaccia diventavano i magistrati. Magistrati che indagavano su livelli più alti. Fatalmente Falcone e Borsellino erano arrivati a indagare su cugini Salvo, sull'ex sindaco di Palermo Vito Cencimino, sugli imprenditori di Catanesi, i cavalieri del lavoro di Catania. E tutto questo creava un problema, fin tanto che appunto si indagano, si processano l'ala militare, tutto bene. Quando si alza il livello, l'azione della magistratura diventa una minaccia. E a me pare che è quello che sta accadendo in questi anni. A me pare cioè che la legge sulle intercettazioni non va letta, e sarebbe un errore di miopia leggerla come un tentativo di risolvere questo o quel processo, di intervenire su questa o quell'indagine. Qua purtroppo andiamo molto al di là. Noi dobbiamo commettere l'errore di interpretare la realtà con la logica dell'ultimo anello. Qual è la logica dell'ultimo anello? Quella che guarda, rispetto a una catena, guarda soltanto appunto l'ultimo anello. Noi dobbiamo guardare anche gli altri anelli. Allora, se guardiamo gli altri anelli, possiamo anche capire dove stiamo andando, in primo luogo. In secondo luogo, possiamo capire che questa legge delle intercettazioni è concatenata con degli altri anelli. C'è un filo rosso che lega tutto questo, che lega questa legge con la legge sulle rogatorie, con la legge sul falso in bilancio, con la legge sul giusto processo, con la legge sui collaboratori di giustizia. E cioè quello che abbiamo di fronte, e lo ripeto, a proposito di classe dirigente, che il vero problema dell'Italia, e questo ha a che fare anche con l'impunità di tante stragi e tanti omicidi che sono rimasti in parte oscuri, che si accennava prima nell'introduzione. Noi abbiamo un problema che, per ragioni, sarebbe complicato affrontare oggi, anche politiche e storiche, anche nel quadro internazionale del ruolo, della posizione che ha avuto l'Italia, soprattutto nel passato, nei tempi della guerra fredda, della contrapposizione dei blocchi, che l'Italia ha una classe dirigente che ha una anomala tendenza a commettere reati. Questa è la verità. Questa è la
è la grandiosità.